Sui social network invece c'è una cosa da dire che non abbiamo detto. Sì che sono molto utili, sì che io li uso per tenermi in contatto con le persone lontane o meno, per informarmi, ma sta cambiando le persone, il social network, perché la gente vive dietro a questo schermo, e dietro allo schermo tu sei tutelato nel non essere te stesso ma essere quello che vorresti essere, e quindi tu aggredisci, e quindi tu dici cose che non avresti mai il coraggio di dire faccia a faccia, e quindi fai battaglie sociali che non faresti perché sei mai sceso in piazza in vita tua, cioè da tutta una serie di cose tutelate dallo schermo del PC o quello che sono false. Quindi la società sta, non è vero che sta cambiando, l'apparenza della società sta cambiando, perché nella realtà, quando c'è veramente da fare un casino, che però nella sua, come si può dire, se qualcuno veramente deve manifestare a quel punto il numero è importante, non lo fanno, perché una volta che l'hai fatto sul wall della tua pagina, che sia Twitter o Facebook, pensi di avere la coscienza a posto, invece è una grande eresia. Prima dicevo che ho letto un libro anni fa di Bauman che diceva una cosa interessantissima: nella nuova società liquida non c'è più penso dunque sono, ma c'è esisto, sono visto dunque sono, e penso di avere la coscienza risolta. E però hai saltato il passaggio che ti rendeva un essere umano interessante e utile alla società. Quindi il social network è solo, o il social media è una facciata, ma non è niente di più.